Bentornati a Media Money, l'unico programma che ogni settimana vi racconta tutti i segreti del mondo del media, della comunicazione e del marketing. Il nostro sommario: sono entrate in vigore dal 2 di giugno le nuove regole dettate dal garante per la privacy sull'utilizzo dei cookies. Che cosa sono? Quei piccoli file di testo che servono per autenticare e profilare gli utenti di internet, valutando gusti, abitudini, scelte. Che cosa cambia? Ne parliamo tra poco proprio con l'Authority. E intanto il 2014 si è chiuso con un dato significativo: 1,9 miliardi di euro di pubblicità online in Italia, con una crescita del 12%, migliore della media europea, lo certifica lo IAB Italia. Ne parliamo tra poco, anzi ve lo vado immediatamente a presentare, perché i nostri ospiti oggi sono equamente divisi, Milano-Roma. Saluto Daniele Sesini, che è direttore generale di IAB Italia. Ben arrivato, ciao. Grazie, buonasera a tutti. Grazie mille. Vado a Roma a salutare Giuseppe Busia, che è segretario generale dell'Authority Garante per la Privacy. Ben arrivato, grazie. Grazie, buongiorno. Allora, lo dico subito ai nostri telespettatori, partiamo da Roma, perché oggi la puntata è dedicata a un tema, forse la puntata più tecnica in qualche modo, ma siccome il nostro programma si occupa di raccontare il marketing, la comunicazione, come cambia il modo di fare pubblicità nel 2015, cioè il 3.0, è chiaro che il tema dei cookies è fondamentale. Lo spieghiamo in poche parole semplici ai nostri telespettatori. Busia, il cookie è un biscotto, nel senso che è un file di testo che noi, quando andiamo su un qualsiasi sito internet, ci scambiamo con un altro sito, in modo tale che ci sia una, come dire, la capacità di profilare il Marco Gaiazzi internauta, e quindi si comprende quante volte sono andato su quel sito, cosa sto cercando, eccetera eccetera eccetera. È corretto, per dirlo in modo molto semplice a telespettatori, alcuni sicuramente esperti, ma magari altri meno avvezzi a questa definizione? Sì, quando noi navighiamo su un sito, in realtà visitiamo il sito scarica sul nostro computer o sul nostro telefonino un piccolo programmino, diciamo così. Questo programmino in alcuni casi serve a facilitare la nostra navigazione, sono i cosiddetti cookie tecnici, per cui conserva a memoria che noi abbiamo messo una password, ci consente di fare acquisti online, ci consente di navigare con tranquillità e usare le funzioni normali. Sono i cookie tecnici. Esistono poi invece dei cookie di profilazione che registrano quelli che sono i nostri movimenti, le nostre preferenze, e quindi raccontano al sito che li raccoglie, che alcune volte non è il sito che stiamo visitando, ma è un terzo sito che si interessa a raccogliere le nostre preferenze, e consente di seguirci. Ad esempio, in alcuni I like che noi mettiamo, siamo noi positivamente che diciamo sì, no, e diamo dei dati, oppure inseriamo dei dati in un modulo. In molti casi, quando navighiamo, noi diamo dei dati senza accorgersene. E allora il provvedimento dei cookie, è quello che parliamo, vuole, e ne parleremo poi, dare consapevolezza e consentire agli utenti di scegliere quali dati dare, quali dati sia il sito che visitiamo sia gli altri siti, certo, possono effettivamente raccogliere. Allora, il messaggio importante che arriva anche da IAB Italia: IAB Italia fa parte ovviamente di un'organizzazione più ampia, in questo caso abbiamo dato, un po' mescolando i dati sia forniti da voi ma anche da IAB Europa, l'Italia si dimostra molto attiva, viva Dio, nel 2015 sulla pubblicità, un'associazione che si dedica appunto allo sviluppo della comunicazione pubblicitaria interattiva con tutti i vari partner. Il messaggio importante che deve arrivare con questa normativa, direttiva, è innanzitutto un messaggio di trasparenza. Per voi è fondamentale la trasparenza? Assolutamente sì. È importante, se vogliamo, di distinguere il messaggio, che ha un impatto fondamentale su due fronti. Il primo è quello dell'utente. È giusto, è corretto, è importante essere trasparenti nei confronti dell'utente, che deve essere messo nelle condizioni di poter capire che cosa sono i cookie, come funzionano, e deve essere messo nelle condizioni di poter scegliere se utilizzarli, se mantenerli all'interno del proprio device oppure no. Altrettanto importante per noi è che tutto questo aiuti e non limiti il mercato pubblicitario, un mercato sano che sta aiutando come industria intera il sistema paese. Ormai vale, lo dicevamo prima, quasi 2 miliardi di euro, quindi è oltre il 27% del totale degli investimenti pubblicitari italiani. E quindi è importante sostenerlo e aiutarlo, e la cookie policy sicuramente è un elemento che, facendo trasparenza e aiutando a gestire con chiarezza e con trasparenza
il mercato pubblicitario può aiutare la sua crescita. Quindi lato utente ma anche lato operatori del mercato, con una policy che, è importante sottolinearlo, è stata condivisa, quindi è un'indicazione univoca che diamo al mercato grazie al lavoro fatto con il Garante. Certo. Non solo IAB ma anche altre associazioni di mercato sono state coinvolte in questo importante lavoro, e quindi abbiamo un'indicazione univoca precisa che appunto va nella direzione di aiutare sia l'utente e sostenere al contempo il mercato. Fra l'altro, lo dico anche a Busia quando sto per tornare da lei per un'ulteriore domanda, anzi preparatemi cortesemente un modello di banner, perché chi sta andando in questi giorni dal 2 di giugno su qualsiasi sito si è trovato di fronte in un modo o nell'altro, compilati ognuno a proprio gusto, con dei banner, ma poi lo commentiamo insieme. Lo dicevo a Busia ma ai nostri telespettatori, quello che può essere un errore anche di percezione, che io spesso ho detto in questa trasmissione, cioè il fastidio spesso di trovare sulla propria pagina Facebook, perché il giorno prima si è andati a cercare, io l'ho raccontato, un microfono per questa trasmissione, mi sono trovato la pagina piena di microfoni. Ecco, mi dicevi prima di iniziare la diretta che per fortuna che esistono i cookies, perché altrimenti non ci sarebbe nemmeno questa selezione, cioè io sarei tempestato di qualsiasi tipo di informazione. Sì, più fastidiosa, sì, in realtà, ancora. Esatto, in realtà, ed è il motivo per cui è importante fare una comunicazione trasparente ed esaustiva all'utente, che deve capire che cosa sono, a cosa servono, e quindi può decidere autonomamente se accettarli o meno. In realtà è importante sottolineare che il cookie aiuta il mondo pubblicitario a erogare all'utente un contenuto pubblicitario più affine al suo profilo, al suo interesse tematico, suo interesse, certo, e al suo profilo sociodemografico. Questo significa, nell'esempio che facevi tu, che in base alle tue attenzioni, al tuo comportamento sulla navigazione, piuttosto che al tuo profilo sociodemo, laddove vengono utilizzati questi dati, c'è la possibilità di erogare un contenuto pubblicitario più vicino ai tuoi interessi. Questo è un valore. C'è un secondo tema che molti non conoscono, che il cookie, quella stringa di codice che consente di sapere se tu, sì, o meglio il tuo computer è andato o meno su certi siti, consente di limitare l'erogazione dei formati pubblicitari invasivi. Quindi io il formato tutta pagina, chiaro, anziché vederlo tutti i minuti o tutte le ore, lo vedo una volta al giorno. Una volta sola, perché Gaiazzi l'ha già visto. Quindi è importante, saperlo. Allora, Busia, ha visto, l'abbiamo messo in onda poco fa, ne ho scelto uno come tanti. Le devo dire la verità, poi l'authority farà i suoi controlli. In alcuni casi, secondo me, i banner che ho visto su alcuni siti non sono chiarissimi. Qui dice, per offrirti il miglior servizio possibile, questo sito utilizza cookies. Continuando la navigazione nel sito, acconsenti al loro impiego in conformità alla nostra cookie policy. Ma scusi, ma non dovrebbe essere invece accetta, non accetta, approfondisci, vai a capire? Lì la dà un po' per... l'internauta non ha tempo. Lì chiudi la pagina e automaticamente hai dato il consenso. No? Esatto, noi abbiamo voluto dare indicazioni nel senso di avere un'informazione molto semplice, perché nella navigazione, la navigazione è rapida, l'utente deve capire subito di che cosa si tratta, però alcuni elementi essenziali in questa informativa breve ci vogliono. Uno, dire utilizzo dei cookie di profilazione, perché sono solo quelli che servono, i cosiddetti cookie tecnici di cui parlavamo prima, che servono a navigare con tranquillità, non hanno bisogno di quello. Quindi solo se il sito usa dei cookie per profilare l'utente deve mettere il banner e gli deve dire uso dei cookie di profilazione, eventualmente uso anche cookie di terze parti, perché devo dire all'utente guarda, non sono solo io che raccolgo i tuoi dati, ma c'è anche un terzo che li raccoglie, e deve avere, quello che diceva lei, un link cliccando il quale io trovo l'informativa estesa e mi dicono di più cosa faccio e cosa non faccio. Terza, ultima cosa, ci vuole l'indicazione, guarda, se tu continui a navigare, quindi clicchi fuori dal banner e fai un atto positivo di cliccare, allora io lo considererò come consenso. Se invece lui clicca nella informativa estesa, potrà negare il consenso, scegliere i cookie, informarsi più ampiamente. Per cui il banner che voi avete fatto vedere, come giustamente lei diceva, è carente di queste informazioni. Quello che noi abbiamo cercato di fare è appunto di contemperare un qualcosa che ci dice la legge, prima ancora una direttiva europea, l'utente deve poter scegliere se essere profilato,
e conciliarla col fatto di navigare rapidamente, quindi possibilità di esprimerlo, di essere informato in modo sintetico, se si vuole di approfondire e poi di scegliere. Essere libero, il consenso libero, nel senso della trasparenza, come si diceva prima. Ecco, Busia, diamo un'informazione anche ai telespettatori. Questo è un obbligo che vige per chiunque, quindi non soltanto siti di informazione, anche voi come authority, anche voi come Yabitalia, ma anche un blogger, chi ha il proprio sito, ognuno ha dovuto adeguarsi correttamente a questa normativa. Ci sono delle sanzioni anche molto pesanti, corretto? Sì, ci sono delle sanzioni, perché se non si dà l'informativa si ha una sanzione da 6 a 36 mila euro, se non si dà se non si chiede il consenso la sanzione è da 10 a 120 mila euro, e c'è una sanzione anche per la mancata notificazione. Però il tema vero, quello che ci interessa, non sono le sanzioni, non sono le ispezioni, ci interessa garantire la consapevolezza degli utenti, cioè far capire che quando si naviga sul web, da un lato ci sono questi cookie, quindi qualcuno raccoglie le informazioni, come si usa dire, il servizio in molti casi è gratuito, ma il prezzo siamo noi stessi, sono i nostri dati, certo. L'utente deve esserne consapevole e poter scegliere. Una volta che si realizza questo, e lo si realizza anche nel modo semplice che abbiamo mostrato, con un banner, con una navigazione anche rapida, si realizza questo equilibrio e l'utente è consapevole, in questo è tutelato. Chiaro, allora stiamo parlando di pubblicità modernissima, dopo torniamo con te ovviamente, peraltro sei reduce da una giornata importante perché sei stato relatore ad questo evento al Politecnico. Sì, di Milano. Ci puoi dare adesso qualche dato? Sì? Sì, c'è una conferma per il 2015, il Politecnico... Me la dai tra un attimo, sì. Perché guarda un po', andiamo indietro nel tempo con questa rubrica che si è inventato il nostro Cosimo Vestito, ogni settimana vi facciamo vedere una pubblicità old but gold, cioè antica, vecchia, ma sempre bella, perché fa parte in qualche modo di noi. Questa settimana abbiamo scelto qualcosa di dolce, morbido, ricordiamola, vai. Riviste con gli occhi di 40 anni, ci sono tutta una serie di sottotesti che all'epoca in qualche modo mi erano sfuggiti. Questa ovviamente la raccontiamo ai nostri telespettatori, la regaliamo ai nostri telespettatori. Torniamo però seri, quindi l'incontro di oggi che cosa emerge? Sì, il Politecnico ha fatto vedere una serie di dati del proprio osservatorio, sostanzialmente prevedono anche per il 2015 una crescita a doppia cifra nell'intorno del 10%, il che significa che il valore complessivo del mercato pubblicitario online in Italia dovrebbe passare dai 1.9 milioni rotti a 1 miliardo e 9 rotti a 2 miliardi e 100 e più, e quindi diventa un comparto particolarmente importante anche per il rilancio dell'intero sistema economico del paese. La cosa importante, sui trend che sono stati mostrati si confermano l'ambito del programmatic, del video e del mobile, gli elementi che trainano la crescita, che traineranno la crescita anche nel corso del 2015 e che hanno già raccolto ampio consenso nel 2014, certo. Sono i segmenti che aumentano di più. Fra l'altro noi possiamo rimetterli in onda, mostrati la scorsa settimana, visto che abbiamo qui voi per poterli commentare. Questi, se non ricordo male, sono dati Yab Europe, corretto Mimmo? Mettiamoli un attimo in onda per favore, perché ci permettono, esatto, sì, Yab Europe, che comunque sono dati anche da voi condivisi. Guardate il mercato della pubblicità in rete in Europa, 30,7 miliardi. L'Italia è al quarto posto in classifica, i numeri li abbiamo già ricordati. Poi abbiamo effettivamente anche la classifica da proporre ai nostri telespettatori, ci vede al quarto posto, c'è chi come la Norvegia e la Danimarca rimane molto molto indietro, fino poi ad arrivare a paesi, soprattutto quelli anglosassoni di fatto, l'Inghilterra batte tutti, Germania, Francia, Italia. Devo dire, forse lo dicevamo prima di iniziare la trasmissione, siamo arrivati un po' tardi ma ci siamo arrivati bene. Assolutamente, sì, credo che stiamo recuperando su diversi fronti un gap che inevitabilmente abbiamo registrato in termini di ritardo rispetto non solo agli Stati Uniti ma anche ai paesi
più evoluti sul fronte digitale, quindi sicuramente UK, Germania e Francia. Stiamo però, credo, crescendo e recuperando abbastanza bene. Il tema della disponibilità della banda larga rimane un tema importante per poter dare, come dire, il carburante che serve alla crescita del comparto, ma credo che ci stiamo muovendo molto bene. Interessante sottolineare, secondo me, che i 30,7 miliardi di euro del totale investimento pubblicitario internet in Europa portano il comparto digitale ad avvicinarsi al mondo della TV, che vale 33 miliardi rotti. Quindi oggi tu mi stai dicendo che in Europa l'advertising online ha ormai quasi raggiunto il valore del mercato degli investimenti sul mezzo televisivo e si stima per la fine del 2015 che l'online diventi il primo mezzo, quindi supererà il comparto digitale nel suo complesso, supererà gli investimenti complessivi sul mondo televisivo. Questo a livello Europa. In realtà la ricerca di Yab Europe guarda l'Europa più Russia e Bielorussia, quindi un'Europa leggermente allargata. Quindi l'online si sta mangiando veramente grandi feste di advertising tradizionale. Sì, sta erodendo quote di mercato. La stampa sappiamo che purtroppo sta perdendo, certo. Purtroppo, dato di fatto, sta perdendo purtroppo, noi che ci siamo dentro facciamo parte di un gruppo editoriale che ha due grandi giornali che tutti i giorni producono, quindi... e qui lo vogliamo dire con forza, qualità e contenuti, Italia Oggi, Milano Finanza, quindi giornali che danno notizie, perché noi diamo notizie, insomma fa un po' fastidio. Sì, no, purtroppo la stampa perde in ma abbiamo anche dei dati su questo, li vediamo tra poco. Busia, vado in pubblicità, le faccio vedere uno screenshot di una petizione, perché lei deve sapere che l'online è così, ci si può anche rivoltare contro. C'è già una petizione in corso contro di voi, scherzo, ma sono già oltre 3.000 le persone che vi hanno aderito. Possono essere perché della petizione? Per essere in regola con la Cooking Law occorrono competenze informatiche, disponibilità economiche, poi ci spiegherete perché le operazioni di bollo eccetera costano oltre 120 euro che non sono alla portata di tutti. Chiedi al garante per la protezione dei dati personali di intervenire per aiutarci a rispettare la legge. Ci pensi durante la pausa pubblicitaria, poi risponderà a noi, a tutti quelli, 3.000 che hanno fatto click su questa petizione. Piccola pausa, non cambiate canale, a tra poco.